di presentare questo film oggi, 8 marzo, Festa della Donna, in questo contesto, perché, come ha detto Angelo, Il Labottante è stato fondamentale per la mia formazione cinematografica e mi ha anche molto aiutato all'inizio, quando con una piccola telecamerina avevo cominciato a fare i primi documentari, e Il Labottante ha sempre dato una mano in questa direzione. Quindi sono molto contento e buona visione. Quando ho iniziato a fare questo film ho cercato di capire qual era la peculiarità che l'energia di queste donne esprimevano, e dopo un po' che le frequentavo ho capito proprio che la cosa fortissima di queste donne è il fatto che sono partite giovanissime dalla risaia, in un contesto comunque politico-sociale difficile, che era quello del dopo resistenza, del governo Scelba, degli anni 50 in Italia, e come molte intervistate dicono nel video, loro non hanno avuto un rapporto normale con la loro giovinezza, nel senso che comunque hanno cominciato a lavorare a 9 anni, 10 anni, 11 anni, già nella loro terra di origine. In più, dai 12 anni, molte hanno fatto la mondina per 10-15 anni. Per cui proprio non si sono vissuti una stagione di giovinezza, ma si sono vissuti una stagione di lavoro, di lotta. E come la risaia gli ha sottratto questa forza di gioventù, questa emozione di gioventù, le donne sono state in grado, attraverso il coro, di recuperare questa sensazione attraverso il canto, attraverso quello che la risaia gli ha tolto in termini di giovinezza, gli ha restituito in termini di patrimonio culturale e sonoro, con cui loro adesso possono comunicare la loro esperienza a delle persone più giovani, che poi è quello che gli interessa. Questa energia di queste 30 donne anziane, energia totalmente femminile, che ti arriva addosso con un'intensità fortissima, la senti proprio a livello di pelle. E raccontarla è stata, tutto sommato, raccontarla è stata abbastanza facile, perché loro veramente davanti alla camera riescono a esprimerla in maniera molto forte. Quello che è stato difficile invece in montaggio è stato poi organizzare un senso, organizzare comunque una narrazione. Visto che all'inizio ho pensato al film con una struttura narrativa molto più rigida, e mano a mano che andavo avanti mi rendevo conto che questa struttura ingabbiava l'energia delle mondine invece che esaltarla, quindi ho pensato: lasciamo che la camera giri attorno a loro, che siano loro a determinare delle situazioni, e poi in montaggio cerco di ricostruirgli un senso, cerco di ricostruirgli una linea narrativa. In effetti è stato così, il montaggio è stato molto lungo, è durato quasi 8 mesi, proprio perché avevo questa mole di materiale a cui restituire proprio un senso narrativo. E basta. Funziona così.